Hola Hero, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alessandro Del Saggio, cofondatore della community Investiro e di Klabiro, e con questo video continuiamo la saga sugli investimenti immobiliari. Nel video precedente ti ho mostrato un caso studio di un immobile acquistato in asta che ha reso un 22% di profitto. In questo video ti mostro un altro caso studio, te l'avevo promesso, abbiamo venduto un bel po' di immobili, quindi ci sono tante cose che posso raccontarti. Sono contento e ora tra l'altro il capitale è tornato in circolo, quindi stiamo comprando altre belle cose. Allora, di che cosa si tratta questa operazione? Quindi te la racconto un po', poi andiamo a schermo condiviso e come sempre ti mostro tutto nella massima trasparenza. Lasciami però dire che questa è un'operazione un po' particolare, non ci sono stati imprevisti. E quindi dici, ma come Ale, è stata un'operazione particolare se non ci sono stati imprevisti? Sì, purtroppo sì, cioè, purtroppo per fortuna, tanto noi investitori siamo pagati per i problemi che siamo in grado di risolvere, no? Ecco, in questa operazione, come sempre, io avevo previsto 4-5 mila euro di imprevisti nel business plan, non ci sono stati, niente, operazione perfetta, tranquilla, limpida, liscia, quindi benissimo, ok, a volte capita anche questo, e fantastico, perciò è un'operazione un po' noiosa perché non ci sono stati imprevisti da raccontarti, ma ti racconto lo stesso qualche aneddoto. Di che cosa si tratta questo immobile e come lo abbiamo acquistato? Poi i numeri te li faccio vedere a schermo condiviso. Si tratta di un bilocale di 72 metri quadri più cantina in un palazzo in provincia di Milano, in un paese in provincia di Milano, in un palazzo un po' vecchiotto, ma con il plus che era al sesto piano. Perché con il plus che era al sesto piano? Perché in questo paese devi sapere che ci sono solo tre palazzi che hanno più di sei piani, che hanno sei piani, e questo fa sì che chi vuole andare a vivere magari con una bella vista in alto deve scegliere per forza uno di quelli, quindi per noi era un bel plus e così è stato, comunque è stato apprezzato. È un grande bilocale, perché comunque un bilocale di 77 metri, poi mi pare 72 abitazioni e il resto di cantina, è un bel bilocale, è come una volta con la camera molto grande, in realtà cucina piccolina, poi lo vedrai, e l'immobile è stato acquistato in asta. Primo aneddoto sull'asta, eravamo da soli, completamente da soli, non c'è nessun altro, quindi abbiamo giudicato a offerta minima a un prezzo davvero molto buono. Quindi questa è un po' la premessa generale, così che ti sarà più chiaro adesso che andiamo a schermo condiviso, vedere effettivamente quelle che sono tutte le dinamiche, e non ci sono stati imprevisti, quindi questo è già lo spoiler finale, ma ti racconto lo stesso un po' meglio l'operazione guardando un po' di numeri adesso. Allora, partiamo dal prezzo più interessante. A quanto abbiamo acquistato questo bell'immobile di 72-73 metri quadri? Lo abbiamo acquistato, insomma, al prezzo di 45.230 euro, quindi quasi a 550 euro al metro quadro circa, che è tanta roba, è interessante, è offerta minima, erano da soli, quindi questo è eccellente. Puoi vedere, vabbè, qua quello che effettivamente ci ha mandato il tribunale per pagare, e lo abbiamo pagato, quindi sì, 45.000 totali, poi abbiamo versato la cauzione prima, il saldo prezzo dopo, imposti di registro, eccetera, 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 insomma, un bellissimo prezzo. Poi cosa posso farti vedere? Ti faccio vedere un po' di foto, poi andiamo a vedere il business plan, che sono i punti salienti. L'immobile, quando l'abbiamo acquistato, era occupato, quindi ci sono voluti un po' di mesi per la liberazione. Tra l'altro noi abbiamo proposto poi alle persone che erano all'interno dell'immobile, visto che stavano traslocando, se gli serviva una mano, e ci siamo fatti lasciare alcuni mobili che erano molto belli e utili, tipo c'è un ripostiglio, ecco, con un armadio fatto su misura, noi abbiamo chiesto di lasciarcelo, comunque c'era un bel rapporto, quindi li abbiamo comprato alcuni mobili, ecco, diciamo così. E queste sono le foto, mi perdonerai, sono un po' brutte, ma le ho prese dalla perizia perché non le avevo fatte, di com'era l'immobile quando c'è stata la visita. Questo è il palazzo, come vedi molto brutto, però le abbiamo dato un po' di giustizia poi con le nostre foto. Cantina, sopra il bagno, qui appunto puoi vedere, vabbè, il palazzo, l'entrata del palazzo, sotto la cucina e sopra il soggiorno, quindi devi usare un po' di immaginazione, ma era così. Qui alcune foto del dopo, anche qui non ne ho fatte tantissime, quindi mi perdonerai, però vabbè, questo è l'annuncio che è stato messo appunto dal nostro agente immobiliare di fiducia. Vediamo la proprietà, sesto piano, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca e doccia. Ecco, questo è particolare, c'era sia la doccia che la vasca, e non solo bagno, la doccia l'abbiamo rifatta tanto, è uscita molto bella, e poi utile ripostiglio appunto con un bel armadio. Quindi questo l'annuncio, ti faccio vedere un po' di foto. Qui il bagno, guarda come è uscito bello luminoso, come l'abbiamo sistemato. Qua sotto puoi vedere alcune foto, purtroppo solo questi screen. Qui ti posso far vedere il palazzo, vabbè, abbiamo fatto una foto un po' più bella, un po' più soleggiata
non è bellissimo, però mi abbiamo dato una bella luce. Qua sotto puoi intravedere la camera matrimoniale, il bagno e poi appunto la parte di planimetria e questa la cucina. Molto piccolo, immobile davvero particolare perché soggiorno di dimensioni medie, cucina piccolissima e camera gigantesca, cioè nella camera ci stavano tre letti matrimoniali uno a fianco all'altro, quindi davvero una casa come una volta che sarebbe più utile come trilocale, ma era un bilocale difficile da rendere trilo, cioè si poteva, però abbiamo evitato, abbiamo venduto così. E andiamo quindi ai numeri, abbiamo detto che l'abbiamo comprato molto molto bene, quali sono stati i numeri complessivi? Ti faccio vedere prima il consuntivo e poi ti racconto un po' un aneddoto. Questi sono tutti i numeri effettivi. Non guardare il ROI, guardami prima in alto così che ti racconto tutti per capire come è stato generato. Acquisto 45.300 euro, spese condominiali 2.400 euro, imposte 4.207 euro, ristrutturazione abbiamo speso 4.678 euro, difatti zero imprevisti, imbiancato, sistemato alcune cose e basta, 325 euro di bollette, gas, luce eccetera eccetera, IMU 256 euro, certificazione energetica 250 euro, consulenza per l'acquisto in asta 2000 euro per la persona che ce l'ha segnalata, rivendita 105.000 euro, 1500 euro all'agenzia, quindi abbiamo speso in totale 64.516 euro, tra l'altro puoi vedere anche il mobilio, non so se l'ho detto, 5.100 euro ci hanno fatti lasciare un bel po' di roba ed è stato anche un po' un aiuto per aiutarli col trasloco, dai diciamolo, quindi 64.516 euro e l'investimento complessivo, la rivendita è stata di 105.000 euro e quindi l'utile di 38.983,70 euro, vabbè siamo stati un po' precisi, chiaramente bisogna arrotondare, ma la cosa interessante è il ROI, abbiamo fatto con questa operazione il 60% di ROI, abbiamo investito 64 per andare a di fatto incassare, già tolta l'agenzia, 103.500 euro, quindi una bellissima operazione, niente di cui lamentarsi, zero imprevisti, operazione rapida, è stato anche un bel rapporto con le persone che hanno lasciato l'immobile, siamo rimasti in rapporti davvero ottimi, ci hanno dato una mano a vicenda e quindi questa è stata davvero una bellissima operazione. Quanto è durata? Se consideriamo il momento in cui da cui ci siamo aggiudicati l'immobile, lo abbiamo saldato, abbiamo aspettato la liberazione, lo abbiamo messo in vendita, poi siamo andati a rivenderlo effettivamente, tralasciando magari un momento in cui è stato utilizzato anche per fare qualche video, la durata è stata di 11-12 mesi, dai 12 mesi circa, perché comunque abbiamo lasciato molto tempo alle persone che erano all'interno per organizzarsi, più o meno 4 mesi, e quindi sicuramente un po' di tempo è stato tralasciato lì, forse di più anche, ci ha messo un mese per mandarci da pagare, 4-5 mesi è stata occupata perché abbiamo comunque voluto farli uscire in maniera spontanea queste persone e non far uscire una liberazione un po' più aggressiva, perché c'era già stato subito un buon rapporto, quindi poi fai un 2-3 mesi in cui magari abbiamo perso un po' di tempo, ristrutturazione, mette a posto alcune cose, trasloco, ultime cose, sì, 12 mesi direi che è assolutamente perfetto, 11 mesi e mezzo, 12 mesi circa. Quindi che cos'altro posso raccontarti di questa bella operazione? Questo aneddoto sul finale, che è il seguente. Allora, quando l'abbiamo messa in vendita, più o meno la prima proposta è arrivata dopo un paio di mesetti, quindi non è stata una vendita rapidissima, alla fine abbiamo venduto in circa 3 mesi, non è stata un'eternità, ma neanche così rapida. Ecco, la prima proposta è arrivata a 100.000, te la faccio vedere qua, che non è male, comunque sarebbe stato comunque un bellissimo ROI, però essendo fuori in pubblicità 119 un pochettino mi scocciava e allora ho scritto questo all'agente immobiliare, ho detto allora ci ho pensato un po' e dobbiamo alzare un po' da 100.000, proponiamo intorno ai 109, in estremis possiamo chiudere anche con accordo 105-106, fammi sapere cosa dice, in base a risposta faremo valutazioni ma penso andrà bene, eravamo fuori a 119, ho offerto 100, ci sta a trovarci un po' nel mezzo, un colpetto ancora può darlo, gli ho detto, e questa è stata la risposta poi dell'agente immobiliare. 105k, mobile cucina senza lavastoviglie, mobile ripostiglio, 6 antecamera e se portate via mobile bagno con lavandino, più di così non sono riuscito a fare, sostanzialmente ho detto ok, lasciate un po' di mobilio, era già previsto, quindi perfetto, e arriviamo a 105, quindi perfetto, per me è assolutamente ok. Quindi fammi sapere cosa ne pensi di questa operazione, è stata una buona operazione, avresti fatto qualcosa di diverso, fammelo sapere nei commenti, e se vuoi vedere altre case history mi raccomando iscriviti al canale perché la prossima sarà devastante, ti farò vedere una cosa davvero che nessuno mi ha fatto su YouTube Italia e quindi ti piacerà. Alla prossima, e scrivi un commento e iscriviti al canale. Ciao!